Troppo belle le colazioni del Natale. Comunque mi sono lavata e vestita e ho le mie pantofoline casalinghe super morbidose. Ho rifatto il letto ovviamente da sola, sempre da sola, perché quel cattivo non mi dà mai una mano. Vi volevo far vedere la vista bellissima che c'è dalla mia camera da letto. Panorama super 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 rilassante. Ah, a proposito, domani vi carico il video home tour, finalmente chiudiamo qua, quindi sono felicissima di farvi vedere la mia casa. Stamattina ce la siamo presa un po' con comodo perché è domenica e quindi ci stiamo susseguendo Max che se ne sta scappando. Dove vai? Vieni qua. Wow, Vlog basta, Max, aspetta che siamo fuori luce qua. Vlog fuori, Max, basta, bellissimi. no. Comunque oggi dobbiamo andare assolutamente a fare la spesa perché con queste feste di Natale siamo rimasti praticamente senza nulla. Poi tra l'altro oggi si mangia ancora, non so voi, ma io sto praticamente scoppiando, mi sento super gonfissima con questi pranzi, cene. Oggi abbiamo un altro pranzo e tra l'altro oggi ci sarà anche il nuovo fidanzato di mia sorella, quindi sono troppo troppo felice di questa cosa. E poi vediamo un pochino, dobbiamo fare un sacco di cose. Ho già caricato il nuovo video e domani appunto caricherò questo e martedì metterò l'home tour, credo. E andiamo, ce ne andiamo. Andiamo a pappare. Amore mio, ma perché sei triste? Sì, lo sai Perché? perché? Dici perché? Lo sai Perché non gli è perché? piaciuto il suo regalo? Ma I perché? mottini, uno che regala i mottini Ma a le Natale, ma merendine si è mai senza olio di visto? palma, amore Ma mio! non No, perché è allora proprio un regalo. lui è convinto che debba avere un altro regalo e ogni giorno si sveglia dicendo: dov'è il mio regalo? Ma sta arrivando il mio regalo? Quando arriva? Andiamo, va, non ci pensare. Il tuo No, regalo sono io. è cattiva. Il Ma è tuo regalo vero, sono Natale e io. compleanno che ho avuto regalato i mottini. Cioè, mai visto. A proposito del video degli acquisti, già si è rotto questo piatto, si è rotto quest'altro. Praticamente l'unico superstite è stato questo, solo questo barattolino. Ho rotto tutto. Amore mio, ho rotto tutto. Uffa, lo dobbiamo ricomprare. Sono troppo triste quando si rompono le cose. È rimasto solo questo pallettino qua. Senti, fai così, non si vede niente proprio. Mio amore ha detto così. Ha messo questo fiore sopra e ha fatto un po' già cose qua. Svuotatasche. Bravo! Che bellissima giornata di sole. Qui sono tutti i nostri scatoli che ancora non abbiamo buttato. Max, ma quanto diavolo ti butti questi scatoli? Dobbiamo andare a fare la spesina. Ho messo il video quello là degli acquisti con mia sorella che abbiamo fatto i regali, autoregali e acquisti che vi ho fatto vedere tutte le cosine che oggi è domenica e che poi tra l'altro stamattina madò praticamente stanotte ho messo il video, che è successo? E praticamente mi sono accorta stamattina, mi ha detto mia sorella, il video si è caricato praticamente soltanto la metà e mancava proprio metà video e quindi praticamente stamattina per evitare di rieditarlo e ricaricarlo tutto che ci sarebbe voluto troppo troppo tempo, ho ricaricato i 5 minuti mancanti, quindi praticamente vi troverete quel video diviso in due parti, non per colpa mia ma per colpa del problema di editing. Succedono queste cose, oddio. Ho detto compriamo tante tante cose, così non facciamo la spesa per 15 giorni, però poi le cose scadono, come si fa? Cioè dovremmo comprare tante cose però che non devono scadere a lunga conservazione. Mi stai parlando? Non ti metti paura. Di che? Ma che significa non ti mettiamo? Perché mi devo mettere paura di parlare con te, Ci cretino? hanno rubato connessione. Sanno rubata Pure che connessione. hanno fatto qualcosa. Ma che significa sanno rubata connessione? Non Scusa. sai che si vanno a rubare Si connessione. possono rubare connessione. Qua praticamente noi viviamo col panico che ci stacca la connessione, non ce la posso fare.
le cose che per noi sono, le altre sono normali, per noi sono praticamente un sogno. Vabbè, ma comunque come sono felice. Ah, mi hai fatto una mazzata. Come sono felice. Pure io, perché oggi è domenica 27, e quindi no, 30 e 31 e finisce con i vlogmas, finisce questa stanza altri 4 giorni. È vero, l'ultimo vlogmas, l'ultimo giorno di dicembre. Ce la posso fare. E poi poi non mettiamo più vlog. Ragazzi, ma voi non li volete più i vlog? O volete altri vlog? Per la gioia di Max. Ma come c'è antipatico? Guarda, facciamo un incidente. Imbecille. Vabbè, oggi ci aspetta una bellissima, bellissima giornatina. Guarda, ho trovato questo cestino, guarda com'è carino. È super shabby chic. E guarda, dobbiamo prendere quello là, guarda com'è bello questo cesto, prendiamolo. Ma che fai che? Per metterci la biancheria dentro, è bellissimo. Solo che non c'è scritto il prezzo. Guarda, prima il tutto ho fatto la passata io. Certo, $1.49, la prendiamo, però 1.49. E poi dobbiamo prendere un pomodorino. Ah, sta qui curva. Dove abbiamo una polpa e un pomodorino. Dove stanno i pomodorini? Boh. Siamo finita. Disastro. Max è stanchissimo. Siamo da due ore al supermercato. Abbiamo comprato un casino di cose. Cioè quella la cassiera. Titi. Max faceva. Oddio, mi sono 500 euro di spesa, no vabbè. La bellezza di. Oh, no, sì. Più comunque di 200 euro. Ah, vabbè, ma spero ci durerà tantissimo. Vi faccio vedere in che condizioni siamo. Oddio. Un super carrellone. Però ho preso anche il cestino, poi faccio vedere. Shabby chic per la biancheria. È vero Max? Sì, ma non riesco a controllare il carrello. Perché è troppo pesante. Troppo bello questo cesto che ho comprato. Adesso ve lo faccio vedere meglio nell'home tour, perché mo sistemo queste cose e poi giriamo l'home tour. Ho comprato anche altre cosine sempre per la cucina. Mamma mia, quanta roba! Un'altra busta sta là, dai, mettiamoci all'opera. Svuotiamo tutto, posiamo tutto. Ho preso i miei amati cereali. Li adoro troppo, questi ve li ho fatti conoscere un sacco di tempo fa. Abbiamo fatto il video con mia sorella, sempre quelli là di acquisti bio o con ingredienti buoni, infatti questi sono integrali e sono buonissimi. Ho preso gli spinaci, ho preso tante cose. Sono le mie amate tisane. Adesso dobbiamo vedere come sistemare queste cose nella cucina. Max, ci andranno tutte queste cose? Non so come faremo. Stiamo qua facendo le orate o le spigole, papà? Orate. Le orate spilettate. Comunque vi mettiamo la videoricetta sul nostro secondo canale. E di questo secondo piatto che è troppo troppo buono, a noi piace tantissimo, vero Pachito? Sì, sì. È pronto, è squisito. Questo l'ho fatto un altro fatto dagli amici. Tutti gli amici ti hanno fatto i complimenti, Pachito. Com'è buono. Ma quello è bello, perché noi pure, a noi piace assai. Continua il cibo, c'è anche Molly. Molly, amore. Ci sono tutte le tartine qua che ha fatto mamma, ancora un po' di frutta secca, ancora un po' di insalata russa, un po' tutte le cose che sono avanzate perché non si butta nulla. Dobbiamo assolutamente fare il video delle gare di Natale, vero Nancy? Sì, sì. Perché ci hanno chiesto in tantissime, Ma come sei carina, Sei tutta bianca, sei una babbo natalina bianca. Ma che stai facendo? Sei pensieroso oggi? Che hai da pensare? Dillo a tutti, se qualche problema. Non ti sopporta più, questi vlog. Dai, è quasi finito dicembre. Poi iniziamo con Pasqua. No, a Pasqua io non ci sto, vado a lavorare fuori. Io non la so sta cosa. Te l'ho detto a mo. Sì.
E dove vai? Indonesia. Vicino vicino praticamente. E beh, io vengo con te. E sarà tutta Pasqua là. Tutta Pasqua là e tu farai un po' Pasqua là. E quando torni? Quando torni? A fine Pasqua. Ah, posso far vedere un regalo in anteprima? Che belli! Ma le cose da mangiare sono sempre le più belle, come si deve fare? Soprattutto l'int cioccolato. E cosa c'è dentro? Apriamo. Ci sono tutti. Gianduiotti, le palline, i lingottini. Li dobbiamo assolutamente aprire. Li voglio tutti. Ecco qua l'antipastino di salmone. Tartine. L'acqua, ci sta l'acqua. No, questo tuo fidanzato non mi piace per niente. Sto riprendendo. No, sì, ti sto riprendendo. Fai un saluto a tutti, saluta a tutti. Saluta, stai rivedendo il video. No, sto rivedendo lui. Non è vero. Ma dai, ma che timidone, non vuole comparire, niente. Non vuoi neanche sa parlare. No, sto così. Perché? Dice fai ciao a tutti, solo ciao. Lo sta dicendo però a me. Dai, se no non ci credono che ci sei. Dai. Comunque, no, non lo vuole. Comunque va bene, comunque questo fidanzato lo approvo, mi piace. Mi piace questo fidanzato. Eccolo qua, il fidanzato. Cookie, è lui il tuo fidanzato. Piccolo, piccolo, piccolo Nino. Ma com'è carino. Lui è mio fidanzatino. Ma non è che c'è tutta questa dolcezza oggi, come se dolce. Mamma mia! Un porco, non è un gatto. Ma come? Oggi non me lo... Me ne... Aiuto! Ecco la nostra bellissima orata sfilettata, guardate che meraviglia, pronta da mangiare, vero? Buonissima, questa è proprio bella, questo ricino. Cosa? Mangiare è vero? Come vuoi tamo? Ma ciao, mangiamo, guardate come è bello. È troppo bella invitante. No, no, quella patata di Natale. Vi mandiamo un bacione, tanti saluti. Ciao Paquito, saluta. Ciao! Ciao, che stai facendo? Ciao a tutti, ciao! Per purificarci dalle abbuffate ho preparato una merenda dietetica solo frutta, anche perché stasera ci aspetta un'altra magnata. Ananas e mandarini. Ah belli! M'ho fatta merenda! Ah veramente sì, oh! Fammi un salutino! Sono vestita e truccata, cioè vestita già lo ero, sono semplicemente ritoccata un po' il trucco, così, semplice semplice, perché non ho voglia di super apparecchiarmi, sono ancora in fase digestiva, stanno combinando delle cose qua. Sì, anche molli. Vedo l'ora di mangiare tanto sushi, ovviamente all you can eat, che ve lo dico a fare, ci dobbiamo sfondare. Yeah! Portiamo il fidanzato di mia sorella a mangiare tanto sushi anche lui. È bravissimo anche lui. È diventato un mostro di all you can eat. Quindi ci divertiremo tutti assieme. Mi piace come fa l'effetto del kajal, tipo matita nera sotto l'occhio. Voi che dite? Non lo so se mi sta bene, voi che dite? Mi fido molto dei vostri consigli. Max, tu che dici? Mi sta bene questa matita così? Mi sta bene la matita nera così nell'occhio? No. Come no? No, sembra mortissima. Mortissima, non ce la faccio. Mi piace troppo questa canzone. Max, ti piace questa canzone? È bellissima. Fame esagerata, ma non fa troppo freddo sta.
stasera qua. Ma è stato sì. Mamma mia. Ah, mi devo prendere da tutto il menù all you can eat. Ma non... tengo troppa fame. Tutte le portate, tutte. Neanche una mi deve sfuggire, te lo giuro. No, scusa. No, allora, io vado agli all you can eat, voglio prendere tutto. Voglio assaggiare tutto e voglio tutto. Perciò ci dobbiamo muovere. Tutto. Non dobbiamo fare tardi. No, corriamo. Puntuali. Corriamo. Mamma mia, quanta gente. Pieno. Mercellina pieno stasera, Manu. Ma un cofano di gente. Mi sa che abbiamo fatto tutti la stessa pensata. Napoli è sempre Napoli. Di andare a mangiare fuori stasera. Mamma mia, folla. Oh, già sono arrivati. Oh, oddio, ci investono. C'è una folla esagerata, ma veramente. Vi faccio vedere un poco qua. Com'è bello. Aspetta, devo far vedere. Mi chiama Max. Voglio far vedere tutto com'è bello qua. Tutta la vista di Mergellina che si mette a fuoco, ecco qua. Guardate che bello. Bellissimo, è qua pieno di ragazzi, giovani. Stupendo. Uno, noodles. Pallina verde piccante. Vuole provare? Ma che bello questo sushi, Regina. È arrivato grande, guarda. Anche a me, che bello. Tutti sushi set. A te no. Troppo buoni. Secondo round. Perché? A me è più bello. Guarda, tutto salmone attorno, gamberetto. No, dammelo. No, guarda com'è bello, tutto salmone a terra. È arrivata anche la mistica salmone. Carpaccio, spigola e salmone. Che direzione è questo? Questo è pronto. Ho troll. Numero? Questa è la sesta? Sesta ordinazione. Sesta ordinazione. Caldi. Ma è venuto a perca. Ma che fa questa sera? Troppo, ma buttate visto. Un altro sushi set, com'è grazioso. Mi vedo un po' preoccupato, come mai? Ma Massimo giustamente. Fina del però. Veniamo in bellezza con una frittura mista. Ecco qua. Colpo di grazia, la sorpresa dello chef, ma noi siamo felicissimi proprio. Proprio non stiamo scoppiando. Davide, chi sta tocca a te? Forza e coraggio, ce la puoi fare. 2, 4, 6, 8, via a te, ah, rimbocchiamoci le maniche. Che c'è, stai stanco. Abbiamo fatto anche il video home tour che vedrete domani e sono proprio felice di questa giornata perché vabbè, per mia sorella, col fidanzato, perché comunque mi fa piacere quando ci sta anche lui, che stanno assieme. Lei è più contenta, se è contenta lei sono contenta anch'io, perché comunque secondo me la cosa più bella è stare assieme alla tua famiglia e vederli tutti felici e contenti, no? Quindi poi mia sorella, lo sapete, cioè è proprio la mia vita. Quindi se lei è contenta, io sono contenta. Tu sei contenta? Siamo tutti contenti, viva l'amore! Viva l'amore! E vabbè. Vi mandiamo un bacio grande. Tu vuoi dire qualcosa, amore? Buonanotte. Ci vediamo domani.